Signore e signori, alzate il volume e prendete una pausa caffè. Sta per iniziare L'Uomo con la Radio, a cura di Fabrizio Silvestri. Buon ascolto da Maria Giovanna Elmi. Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me, io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te, perché sei per me poi, ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che in amore se non puoi, non finirà. L'altra sera ero a casa, cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Non ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo, non dormo e non volo, mentre tu sei lontana mi penso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te, perché sei bella poi, ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che l'amore se non puoi. Nuova puntata di On The Stage, ben ritrovati. Oggi sul nostro palcoscenico radiofonico sale uno dei cantautori più famosi d'Italia, che vive in simbiosi con la sua chitarra. Dopo 2 anni di assenza è tornato sulle scene musicali con un lavoro dal titolo In nome dell'amore, volume 1. La canzone si intitola 5 petali di rosa. Tra poco qui ad On The Stage incontreremo Alex Britti. Sei nella notte più profonda o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda o nella mia carezza. Sei il mistero del destino o la verità del vino, nei tuoi occhi larghi d'alba, viali del tramonto. Sei medicina degli affanni, la regina degli inganni, solo adesso me ne rendo conto. All'inferno e paradiso,
dentro il fango un sorriso e il piacere di un caffè preso il pomeriggio. Sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori e il ricordo dentro un bello caldo. Noi siamo come la bellezza, certe volte è maliziosa, certe volte si nasconde dietro un'amarezza. Sai, la bellezza è silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori e il ricordo dentro un vento caldo. È ora di partire, prepariamoci a viaggiare, giriamo nei meandri di una luna da spaccare, prendiamoci di mira e poi facciamo pace. È silenziosa, delicata e forte come cinque petali di rosa che non cadono mai, e se dovessero cadere già lo sai, rimarrebbero i colori e il ricordo dentro un vento caldo. E poi nella notte più profonda o nel cielo luminoso, nella crudeltà di un'onda come la petali di rosa e la chitarra bellissima di Alex Britti per questo secondo singolo estratto dall'album In nome dell'amore volume 1. In questo lavoro Alex ha deciso un po' di dare una svolta al suo sound, abbandonando la chitarra acustica per quella elettrica, ma mantenendo comunque quella vena pop che lo ha sempre contraddistinto. Ed oggi Alex Britti è venuto a trovarci qui ad On The Stage. Benvenuto Alex. Ciao a tutti. Ciao. Allora Alex, Cinque petali di rosa, come abbiamo detto, è un bel testo d'amore musicalmente pop elettronico. In nome dell'amore volume 1 arriva circa 2 anni e mezzo, mi sembra, dal precedente, è bene così. Possiamo dire che con questo album torni all'elettronica che aveva caratterizzato i tuoi primi lavori? Sì, senz'altro. All'elettronica e all'elettrica. All'elettrica come chitarra, all'elettronica come sonorità, batteria, basso, eccetera. È un po' diversa, io mi devo sempre mettere in gioco, devo sempre sperimentare, devo sempre divertirmi in qualcosa di nuovo, devo alimentare la curiosità, sai, l'ingordigia proprio musicale di sperimentazione. E mi sembra che a te venga anche bene fare queste sperimentazioni. Grazie. Il titolo del disco, il nome dell'amore volume 1, lascia intuire che comunque ci sarà un secondo volume. Esatto. E quando è prevista l'uscita? Ma credo prima dell'estate, se facciamo in tempo. Poi sai, io ormai da un po' sono con una etichetta indipendente, quindi non si programmano troppo le cose, si vive un po' la giornata, ecco, si naviga a vista. Appena è pronto, ecco, ma credo sicuramente prima dell'estate. E come appunto hai detto tu, è un'etichetta indipendente la tua, perché Il nome dell'amore 1 è interamente autoprodotto. Secondo Britti produttore, qual è il risultato di questo lavoro? Ma è un risultato senz'altro che insomma appartiene a un percorso parallelo a quello delle classifiche, delle radio per forza in un certo modo. Quindi sì, sto nel pop e mi piace, però c'è un sacco di cose, insomma io attingo artisticamente da tante atmosfere che non fanno parte del pop, non fanno parte della musica, delle cose, di spacca classifica o di scala radio, insomma. Cerco di fare una cosa comprensibile, però usando degli ingredienti più particolari, ecco, che non si trovano nel negozio del pop. Bello, bello questo. Almeno dai una ventata anche nuova e soprattutto originale alla musica
che sta, secondo me, subendo un po' di atrofizzazione? Ma io sì, perché non riesco a gradarmi poi di troppo quando sento la radio e le cose degli altri. Cioè sì, poi ogni tanto sì, però sento che non c'è molta sperimentazione, c'è un copia-copia generale, funzionano due canzoni inglesi e tutti a rifare quel suono lì. Quel famoso giro di do che va bene per tutto e quindi che poi sostanzialmente mette il cuore in pace anche a molti produttori. E non è però il tuo caso, perché tu come produttore hai un po' già sperimentato dei nuovi gruppi, hai poi sperimentato dei lavori, perché ad esempio Cuzzo oppure Pier Davide Carone. Come nasce questa tua decisione appunto di intraprendere anche un'attività manageriale? Ma no, innanzitutto non è manageriale, ma è produttore artistico, cioè io aiuto a lavorare in studio, non mi occupo, non credo di essere in grado di fare da manager, però in studio gli do una mano. Nasce in un modo molto spontaneo, nasce perché c'è un'amicizia sia con Matteo Di Curso che con Pier Davide Carone, e quindi dove, quando posso, quando le case discografiche me lo permettono, con Pier Davide Carone stiamo preparando delle cose che usciranno ma che non sono ancora uscite, perché poi lui è ancora legato, per poco ancora, però ancora legato a una casa discografica. Con Cuzzo è stato più diretti, perché li ho appoggiati sulla mia etichetta e prodotti l'altro anno per il disco che hanno portato al festival. Il produttore è nient'altro che un amico, più grande in questo caso, che ha fatto certe cazzate, diciamo, prima di te, e adesso magari sa come non farle o come farne di meno, ecco. Non voglio salire in cattedra facendo il produttore, voglio dare soltanto dei consigli agli amici. Un primo assaggio di Nome dell'Amore volume 1 era arrivato anche lo scorso febbraio a Sanremo con Un attimo importante. Ma cosa rappresenta? Passaggio all'elettrica, questo è proprio il passaggio alla chitarra elettrica e a questo tipo di sonorità, nonostante il pezzo di Sanremo. Lì ho attinto a piene mani dal jazz, dal suono della chitarra blues, con però un tappeto armonico sotto molto jazzistico. È una specie di giro francese, quello di Un attimo importante. Quindi era il preludio di quello che stava poi diventando Il nome dell'amore. Che cosa rappresenta Sanremo per Alex Britti? Rappresenta la storia della musica italiana. Sono stato contento di farne parte diverse volte. Sanremo è la storia della musica italiana, non c'è dubbio. Tutti i grandi sono passati da lì. Sì, forse qualcuno manca all'appello, però insomma, dai. Insomma, i grandi siete arrivati tutti a darci, a regalarci delle belle emozioni in diretta. Ma da poco so che è iniziato il tuo in-store tour di appunto Alex Britti per presentare questo tuo lavoro. Dove sarai prossimamente? Bologna, Firenze, Mestre, Livorno. Insomma, in giro per l'Italia. Mentre il 18 marzo a Cesena debutti con Il nome dell'amore tour. Come lo hai strutturato questo tuo nuovo tour? Ma molto essenziale, senza fronzoli, siamo in tre sul palco, basso, chitarra e batteria. Bello, un bel trio. Sì, power trio, volevo affrontare questo periodo in questo modo e ora vediamo che succede. Ma comunque siamo in tre, ma abbiamo anche un sacco di tecnologia a portata di mano, anzi a portata di piede in realtà. Quindi è come dicevi, l'elettronica quindi ha preso un po' il sopravvento. Pedali, pedaliere, quant'altro, effetti vari ci aiutano ad azionare campionatori, computer, in modo da far partire in tempo reale suonati sul palco con noi anche, insomma, altri suoni di tastiere, cori, fiati e cose che mancano in realtà sul palco. Però facciamo un casino, abbiamo un bel po' di tecnologia, cavi e collegamenti sul palco, però insomma ci permette di suonare in tre e di non far mancare niente, nessuno, gli altri strumenti. Facciamo un bel casino, insomma. Riproporrai anche i tuoi brani storici? Sì, senz'altro. Bene. Ovviamente anche i miei brani storici hanno cambiato un pochino veste, sonorità. E fino a quando sarei appunto in tour? Fino all'estate? Qual è la data che prevedi appunto di chiusura tour? Non lo so. Ah, quindi è un work in progress. Sì. Ti possiamo però seguire sui vari social e sul tuo sito personale? Sul mio sito, sui miei social. Fino a metà maggio c'è la teatrale. Poi ci fermiamo un mesetto e poi da giugno si riprende con l'estiva e facciamo le tappe
i posti più importanti in Italia. Bene, quindi allora due appuntamenti ci stai dando per il prossimo futuro, questo appunto è il tour che va avanti per un bel po' e poi l'uscita del secondo volume, però per il momento gustiamoci questo In nome dell'amore volume 1 di Alex Britti e grazie ancora Alex per essere stato nostro ospite. Ma figurati, grazie a te, grazie a voi. Ciao, grazie, a presto, buona giornata. E con Alex Britti siamo arrivati al termine di questo nostro nuovo appuntamento di On The Stage. Qualora lo vogliate, noi torniamo fra 7 giorni. Io vi auguro una buona settimana con questa bellissima canzone, firmata ancora Alex Britti, e che porta il titolo di Oggi sono io. Buona settimana da Fabrizio Silvestri. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare pure dove il corpo e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come sta, come stai bene con quel pantalone nero. Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte per rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché sguardi non trovarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Non c'è più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente. Vedrò, resterà soltanto un'altra inutile occasione. Domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché sbagli trovarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se non è successo ancora. Ringraziamo per l'ascolto. Fabrizio Silvestri, l'uomo con la radio, vi aspetta per la prossima strepitosa puntata, sempre piena di notizie e curiosità. Buona continuazione di giornata da Maria Giovanna Elmi. L'uomo con la radio, produzione Stefano Francia e Enjoy Art.